Bonaccini, ci avete provato in tutti i modi, ma questo gol non è arrivato. Sì, è vero, specialmente nel secondo tempo, però devo dire che anche nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni nitide e purtroppo non siamo stati concreti in fase realizzativa. Nel secondo tempo abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, però non siamo riusciti a realizzare. Abbiamo avuto tre occasioni grosse con Modu, con Krešić e un'altra con un centravanti che purtroppo così ci ha penalizzato. Se non riusciamo, è un po' il leitmotiv di tutto il campionato. Costruiamo, però alla fine ci manca la zampata vincente. Niente, il Torino, diciamo, ha approfittato di questa occasione, di questo errore. Esatto, perché anche il gol loro mi è sembrato un errore nostro più che altro, e quindi si poteva evitare benissimo. Non è che avessero fatto una giocata bella, insomma, purtroppo però l'errore c'è stato e dovevamo recuperare, però devo dire che siamo stati bravi perché abbiamo spinto, ma non abbiamo nel secondo tempo, non hanno mai calciato in porta, quindi siamo stati anche equilibrati. Cerqueti e Bollini vi ascolta. Grazie Andrea, cedo innanzitutto la parola a Alberto Bollini, poi anch'io una domanda. Ciao Vate, intanto complimenti per la sportività all'ultimo minuto, non protestare e placare i tuoi giocatori è sinonimo di grande educazione. Mi è piaciuto molto come la squadra ha cercato di allargare il gioco, poteva spingere un po' di più Bage, che noi lo chiamiamo Modu, nella corsia sinistra, perché da lì potevate creare delle difficoltà al Torino, e l'hai detto te, l'avete fatto in tutti i modi ma non siete riusciti nell'asse centrale. Sì, è vero, hai detto la verità, noi abbiamo così preparato la gara cercando di attaccare sugli esterni perché sapevamo che i loro terzini spingevano molto, però in fase difensiva concedevano qualche spazio, e purtroppo sai che Modu è appena arrivato e quindi è da poco con noi e non ha ancora così bene in mente i movimenti del gioco, va un po' un attimino così a sprazzi e quello che gli viene in mente, insomma. Invece da questa parte, sia con Zambataro che con Di Rocco, siamo entrati di più e dovevamo sfruttare meglio le fasce. Buonasera, Bonaccini, Cerqueti dalla postazione telecronaca. Senza nulla togliere i meriti di chi lo ha sostituito, ma l'assenza di Mazzocchi ha pesato in questa sfida? È chiaro, è stata un'assenza pesante, perché per noi, insomma, è il centravanti di riferimento, l'ho fatto per tutto l'anno, stava anche bene perché era in condizione, ha fatto un ottimo finale di campionato e noi ci è mancato. Purtroppo nel primo tempo si è sentita questa mancanza, perché Tulissi non è che fa quel ruolo, non l'ha mai fatto, però è chiaro che ho fatto di necessità virtù e quindi ho cercato di rimediare un'assenza per noi importante. Complimenti a tutta l'Atalanta a livello giovanile, perché la primavera Final Eight, allievi nazionali a fase finale a giugno, giovanissimi nazionali primi nel girone, insomma è la conferma di una grande tradizione. Sì, è vero, quest'anno specialmente siamo riusciti a portare tutte le squadre alle Final Eight e questo credo sia l'importante, anche attraverso il gioco, come avete visto stasera. È chiaro che poi il risultato conta molto, però per noi credo che la crescita di questi ragazzi, che si è vista dall'inizio dell'anno ad arrivando alla fine del campionato, credo che sia la cosa più importante, insomma. Atalanta sconfitta ma a testa alta, e ha perso contro la squadra che ha lo scudetto sulla maglia, quindi comunque complimenti all'Atalanta di Walter Bonaccini, che ringraziamo per la disponibilità, e tra grazie, poco avremo modo di sentire al microfono di Andrea Riscassi Moreno Longo.